Welcome to Key Travel and Vlogs. Welcome to the part 2 of the video on the Amalfi Coast. Video will focus on Capri, one of the most famous places in Italy in the world. Da Sorrento è possibile raggiungere Capri in circa 40 minuti, tuttavia è possibile raggiungere Capri da altri porti, anche quello di Napoli. Arrivati al porto potete raggiungere la cima del paese o con una funicolare o prendendo un autobus. Questo è il primo impatto con l'isola. Il consiglio che vi do è quello di esplorare l'isola anche dal mare, quindi prima di salire su in paese potete magari circumnavigare l'isola. Ci sono tantissimi tour che vengono offerti qua al porto, anche per non mancare la Grotta Azzurra, che è una bellezza unica dell'isola. E soprattutto anche perché le prospettive sono molto diverse dal mare e dalla terra, qua come appunto anche in costiera. Una volta arrivati sull'isola, la vista è questa. Capri è molto cara, quindi prima di sedervi in un posto decidete bene, e soprattutto perché i prezzi possono variare per qualsiasi cosa. È abbastanza comune trovare vari VIP internazionali passeggiare per i negozietti. È abbastanza comune trovare vari VIP internazionali passeggiare per i negozietti. Potete perdere un pochino per i negozietti e le viuzze del paese, ma vi consiglio di farlo andando verso i giardini di Augusto, che sono spettacolari. I giardini ci sono sin dai tempi dei Romani,
che venivano qui a Capri per trascorrere il loro tempo di villeggiatura. All'entrata per i giardini vi potete fermare a prendere una limonata fresca. I giardini offrono una delle viste più belle sugli iconici faraglioni di Capri, un altro dei posti più fotografati di Instagram. Guardate che spettacolo! Un'altra cosa che vi consiglio vivamente di fare è di prendere un bus e andare da Capri. Da qui prendere una seggiovia che vi porterà a Montesolaro. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Arrivati in cima troverete una delle più belle viste di Capri, un fantastico lounge e secondo me anche una delle più belle viste in Italia. Tutto semplicemente incredibile.